cordiale buongiorno da Pontida. Un cordiale buongiorno in questo 2 giugno dell'anno Domini 2022, festa della Repubblica. Un giorno veramente speciale perché qui a Pontida, da qui a breve, andrà in scena qualcosa di molto importante. Qui si assegneranno le maglie di campione provinciale per quanto riguarda Bergamo, di amatori e di master. Siamo in compagnia di Alessandro Vanotti, che non ha bisogno di presentazioni, bergamasco di origine controllata e garantita a tutti gli effetti, dei trascorsi a livello internazionale, basta citare Vincenzo Nibali e l'Astana, su strada, che non ha bisogno di presentazioni, ma siamo alle pendici del Monte Canto, un monte particolare dove la parte finale di questo tracciato, grosso modo circa una ventina di chilometri, darà diciamo vita a questa bellissima gara, questo cross country organizzato in modo veramente impeccabile da Alessandro Vanotti, dal suo team che è il Vanotti Cycle Team, ma soprattutto da un gruppo che crede nelle ruote grasse. Buongiorno Alessandro Vanotti. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti alla mia prima gara come organizzatore di mountain bike. Per me è una nuova esperienza, ma non troppo, perché sono super appassionato. Ho fatto delle gare da ragazzo prima di iniziare la mia carriera, l'ho sempre usata nei mesi invernali per la preparazione, abbinavo sempre le uscite bici da strada, bici con la mountain bike, con le ruote grasse, e oggi siamo qua perché vogliamo un po' rilanciare il territorio. È un territorio ricco di ciclisti, ma anche di passione, un territorio che si presta molto per fare queste gare, degli allenamenti specifici, e ci crediamo molto. È la prima edizione, anche se è la 32esima, però dopo il Covid non è stato facile ripartire, questa è un po' la ripartenza, quindi bisogna avere un attimo di pazienza, lo dico a tutti e anche a tutti i ciclisti che vengono oggi e che li ringrazio, bisogna avere un attimo di pazienza, crederci, unire un po' le forze per ripartire tutti insieme. Alessandro, prima di congedarti, perché oramai siamo pronti per la partenza che da qui a breve andrà in scena, sappiamo anche che hai fondato Vanotti Cycle Camp con un tuo socio che mi hanno detto che non è un ciclista a tutti gli effetti, comunque qualcosa di importante perché credi nella mountain bike, credi nello sport, ma soprattutto credi anche nei giovani, perché sappiamo che nel gruppo ci sono anche parecchi giovani. Sì, Vanotti Cycle Camp è nata per dare della possibilità ai giovani, anche ai meno non giovani, di divertirsi insieme a me grazie a dei training camp organizzati per gli appassionati di ciclismo, per le aziende anche, e quindi porto tutto il mio know-how, tutta la mia esperienza, sono training camp basati sull'allenamento magari specifico, ma anche sullo stare insieme e essere un po' tutti gregari come lo sono stato io. Un gregario di lusso, quello ovviamente rivestito da Alessandro Vanotti. Circa una ventina di importanti diciamo eventi internazionali, il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta. Un gregario veramente d'oro che è riuscito a portare dei livelli molto molto alti, quelli che poi hanno vinto il Giro d'Italia, il Tour de France e soprattutto la Vuelta. Ricordi qualcosa a proposito, caro Alessandro? Sì, è stata una carriera molto lunga, abbastanza direi anche molto equilibrata, sono sempre cresciuto negli anni fino a quando ho smesso di fare il ciclista professionista, però è passata talmente velocemente che non pensavo sinceramente. Grandi soddisfazioni, ovviamente la mia storia è legata molto a Vincenzo, alla sua crescita sportiva, e insieme abbiamo vinto tanto, abbiamo vinto quasi tutto, abbiamo riportato a casa il Tour de France dopo 20 anni, che è stata un po' la ciliegina sulla torta, un po' di sfortuna al Mondiale di Firenze e altre gare, però ci sta durante una carriera e sono cose che capitano, un po' di sfortuna e gli infortuni, ma si affrontano sempre con forza e determinazione per poi ripartire e vincere altre gare. Oggi siamo qua, da super appassionato di mountain bike, e cerco di portare anche un po' di esperienza dalla strada e unire queste due bellissime attività. Bene, allora, pochi istanti, poco fa l'abbiamo detto, alla partenza, ringraziamo Alessandro Vanotti, ma anche Vincenzo Nibali, perché oramai anche lui è in fondo alla sua carriera su strada e così si vocifera che passerà alla mountain bike. Niente di più facile che passi nuovamente e si faccia quella coppia meravigliosa Vanotti-Nibali.
Per il momento è tutto, MTB Channel, un grazie particolare, Silvio Mevio a più tardi per la cronaca della gara. We'll be right back.
Senti. E Paoletta! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina
Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Abbiamo terminato questa mattinata piuttosto impegnativa, ma soprattutto più impegnativa per i concorrenti. L'abbiamo più volte ricordato, una ventina di chilometri per 800 metri di positivo sul Monte Canto. Da più parti, tutti e 70 quelli che hanno corso, veramente complimenti, da 1 a 10 addirittura 11 più con lode. Siamo con Alessandro Vanotti, alle sue spalle abbiamo ovviamente una maglia meravigliosa, quella azzurra dell'Astana, che ti ha reso veramente direi importante, soprattutto conosciuto a livello internazionale con Vincenzo Nibali come un gregario di lusso. Adesso sei passata dall'altra parte della barricata, non corri più, però hai messo in piedi questo Vanotti Cycle Camp, ma anche e soprattutto un team che oggi ha organizzato assieme agli amici di Bergamo, il Bonfanti Racing Team, qualcosa di importante, il primo trofeo ovviamente in ricordo del tuo nome e cognome Alessandro Vanotti. Sì, ti ringrazio, questa è la prima edizione dopo una ripartenza impegnativa dopo il Covid, crediamo molto nel territorio, stiamo cercando collaborazioni anche per avere dei progetti futuri, ampliare questo evento. Un grazie particolare all'associazione di Pontida, al Bonfanti Racing Team e al Vanotti Cycle Team che ha creduto in questa ripartenza, e sicuramente un applauso a tutti i concorrenti che ringrazio. So che il percorso è piaciuto molto, anche se molto impegnativo, ma loro sono abituati a questo, e adesso ci saranno delle belle premiazioni e l'anno prossimo vedremo di mettere dei contenuti nuovi per migliorarci sempre.
Quindi pronti per il 2023, stesso format, il Montecanto comunque attrae sempre, perché da più parti, soprattutto dagli amici lecchesi e comaschi, veramente i complimenti sono arrivati, direi, completamente. Sì, quando arrivano atleti da fuori provincia è sempre una bella cosa per gli organizzatori, è un plus in più. Abbiamo avuto i complimenti anche da loro, quindi partiremo proprio da questi complimenti, no? Per far vivere al meglio queste emozioni, e come Vanotti sei col team, pubblicizzeremo al meglio, magari partiremo un attimo prima nel 2023 per dare modo e agio ad iscriversi in tempo a tutti i concorrenti. Non vedo l'ora di ripartire da grande appassionato di mountain bike, magari l'anno prossimo correrò anch'io. Chiudiamo, in tempi non sospetti la mountain bike la utilizzavi per un allenamento specifico, oramai sei lontano dalle gare, ma le ruote grasse sono sempre state nel tuo cuore, i giovani, quindi un investimento importante a medio e lungo termine sui giovani che sono il nostro futuro. Sì, grazie anche alla Federazione Ciclistica Italiana che ha sposato pienamente, finalmente, la multidisciplinarità, è tornata tra le favorite, ma quando ero ragazzino io comunque si faceva già, anche perché adesso ci sono più pericoli, no? I ragazzi non sono liberi come eravamo noi, quindi in un modo o nell'altro la multidisciplinarità la facevi su strada, con la BMX, mountain bike, ti divertivi, andavi in pista. Adesso le squadre sono più organizzate e serve più impegno da dedicare ai ragazzi per farlo, però le società si stanno impegnando, grazie anche alla federazione, a portare avanti questa attività, e noi promuoviamo la mountain bike perché io in primis l'ho sempre fatta, sono super appassionato, la faccio tuttora, e è un modo anche per lasciare endorfine, energie positive mentali allo stradista, quindi serve per qualsiasi cosa la mountain bike, e quindi fatela che fa bene. Bene, Alessandro Vanotti, da una ventina d'anni un gregario di lusso, forse l'unico che è riuscito con i suoi capitani a portare veramente in alto le persone più importanti di una squadra. Vincenzo Nibali su tutti, Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. Che dire, prima nella vita e poi nello sport, Alessandro Vanotti Docet. Silvio Mevio per MTV Channel, a più tardi per le premiazioni.
350 gare vinte, direi quasi 50 anni, non sto scherzando, più di 30 anni sempre nella mountain bike, ma soprattutto mezzo secolo vissuto sempre alla grande, e oggi hai di nuovo messo in evidenza che Marzio Deo, nonostante sia più un Open Elite, è un master, ma un master molto molto valido, un M5, dico bene? Sì, esatto. Adesso è una grande passione che mi spinge ancora ad andare avanti. Comunque, da quest'anno sono master, ma ho veramente un po' abbastanza staccato, soprattutto di testa. Adesso mi occupo più del team. E infatti, qualche domenica sono a fare assistenza e ogni tanto, quando sono libero, partecipo anche. Comunque, a me piace correre, l'agonismo ce l'ho nel sangue. E oggi sono venuto più che altro per onorare la prima edizione di Alessandro, che è un amico che già quando aveva smesso di correre gli avevo palesato l'idea di provare a correre qualche marathon col nostro team, e lui ci siamo allenati insieme qualche volta, però ha deciso di un'altra strada, infatti sta con questo progetto, sta andando avanti alla grande, e purtroppo ha smesso come atleta, però sta facendo altro per il ciclismo. Da 1 a 10 il voto al circuito, un voto anche ad Alessandro Vanotti per quanto ha fatto e per quello che sta facendo. Ma qua, come si sa, il Monte Canto si presta tantissimo alla mountain bike, ci sono dei percorsi spettacolari, discese tecniche, come tutto sommato un percorso impegnativo che non lascia respiro, comunque alla portata di tutti, e penso che piaccia a tutti i biker. Un'ultima domanda, oramai sei in finale di carriera, a breve, così dicono, appenderai la bici al chiodo, ma io non sono certo, perché durante l'inverno sei ancora un osso duro nello sci alpinismo, sei anche organizzatore. Da Nembro sei emigrato a, direi, Rovetta, dalla Val Seriana alla Presolana. Due parole e poi andiamo avanti con la premiazione. Sì, innanzitutto invito tutti il 31 di luglio a partecipare alla prima edizione della Presolana Race. Purtroppo per svariati motivi, dai, legati più che altro al territorio, abbiamo dovuto cambiare location. Da Nembro siamo passati a Rovetta, e da Rovetta nella conca della Presolana è sicuramente una zona più vocata al turismo. I percorsi sono molto spettacolari, paesaggisticamente sarà stupenda la gara. Ovviamente non è proprio una passeggiata, però ci saranno percorsi nuovi che anche i biker bergamaschi non conoscono, con diverse discese inedite molto belle e divertenti. Bene, allora, come dicono gli inglesi, good luck a Marzio Deo e lunga vita a questo inossidabile, immarcescibile e irripetibile bergamasco doc Marzio Deo, le tre I. Grazie. Paola Bonacina, che conferma la sua leadership a livello non solamente regionale ma nazionale, perché è sempre abbonata al podio, e come ha sottolineato in arrivo, più che ottime le sensazioni per quanto riguarda il proseguo di stagione, ma anche sulla gara. Esatto, percorso stupendo, lo ribadisco, mi sono divertita parecchio, e complimenti anche alla mia socia qui, ragazza, che siamo riusciti ad arrivare sane e salve in fondo. Bene, allora, due parole anche a Letizia Ruggeri. Brava Letizia, complimenti. Come si dice in gergo, la maglia è quasi nera di Salvi Bike Store, e c'è anche la maglia nera in tutte le gare. Complimenti, perché hai chiuso alla grande con il sorriso, ma soprattutto hai dimostrato che lo sport è anche gioia, felicità e soprattutto partecipazione, perché De Coubertin lo diceva, l'importante è partecipare e arrivare in fondo come hai fatto tu. Sì, comunque mi sono molto divertita, il percorso molto bello, decisamente divertente, e me lo sono goduto tutto con i due ragazzi del servizio Scopa che mi hanno fatto da angeli custodi. E infatti abbiamo ricordato anche loro che fanno parte del motoclub di Bergamo, bravi veramente, come li chiamo io, gli scout trialisti. Sì, infatti mi sono sentita tutelata dall'inizio alla fine, percorso molto bello e anche soprattutto molto ben segnalato, impossibile sbagliare, cartelli che avvisavano nei tratti più difficili, veramente una gara da raccomandare, accorrete numerosi perché è bellissima e vale la pena. Queste le parole di Letizia Ruggeri, che non fanno altro che sottolineare la bontà organizzativa, nessuno escluso, tutti hanno dato la loro massima
partecipazione, massima collaborazione, e io lascerei la parola per chiudere ad Alessandro Vanotti, che con un gruppo veramente affiatato, dinamico e soprattutto con tanta forza e coraggio e pazienza è ripulito alla grande. Sì, volevo ringraziare l'associazione Pontida e Bonfanti Racing Team per l'impegno, di questa bellissima gara. Senza di loro non è possibile, senza i volontari. Nel mondo della mountain bike è ancora molto più impegnativo il dietro le quinte, quindi grazie di cuore, grazie alle donne per la loro presenza e il loro impegno, è sempre una parte fondamentale. Il ciclismo femminile da qua in avanti sta crescendo moltissimo, le ringrazio di cuore. Grazie a tutti i partecipanti, ci vediamo l'anno prossimo. Bene, allora l'anno prossimo c'è già la novità, lo ricordiamo, perché c'è un produttore vitivinicolo con la maglia green che ha detto che sarebbe contento che oltre alla gara ci fosse anche un tour enogastronomico, e lui ha iniziato con qualche bottiglia come assaggio. Quindi un grazie anche a questa casa vinicola che crede nello sport, crede nel territorio, ma crede in Alessandro Vanotti e tutto il gruppo che ruota attorno a lui. Sì, sicuramente il vino qua nelle nostre zone la fa da padrone, sposa molto il territorio, dietro si abbina molto, perché dietro al lavoro del vino, delle vigne, c'è un lavoro incredibile, no? Come lo facciamo noi alle gare ciclistiche, quindi c'è tanta fatica, e sposare l'evento alla loro fatica, al loro prodotto, al territorio, sicuramente sarà un successo. Quindi iniziamo un po' a mettere le basi per abbinare il Monte Canto alla collina di Riviera, che è qui di fronte e offre del vino strepitoso e un territorio unico. Bene, allora, questo gemellaggio Monte Canto e collina di Riviera, il vino della premiata azienda vitivinicola, le immagini di MTB Channel e soprattutto le donne che hanno avuto veramente qualcosa di importante per complimentarsi su quanto oggi, il 2 di giugno dell'anno Domini 2022, la festa della Repubblica. Quindi forza, forza Italia, la ripartenza, e incrociamo le dita affinché l'Italia veramente sia il faro a livello mondiale in tutto. Arrivederci al 2023. Grazie.